Ciao ragazzi, oggi piccolo tutorial express sul pendolo. Abbiamo già visto la marcia indietro nello scorso video e oggi vi spiego un pochettino come fare il pendolo. Sono qui alla palazzina cinese a Palermo. Vi voglio fare questo tutorial rapido, quindi ora sistemo la telecamera e vi spiego. Il segreto di questo trick è fare dei movimenti piccoli ma rapidi. Praticamente è questo. Cioè dei movimenti piccolini avanti e indietro, quindi sposto il peso sul tallone e sulla punta, ma senza mettere tutto il peso indietro e tutto il peso avanti. Non è tutto il corpo che si inclina, ma è una dissociazione tra le gambe che restano lì e il busto e il bacino restano più o meno fissi nello stesso punto. Non sono io che vado avanti e indietro così, perché in questo caso rendo il movimento più faticoso sia per me sia per il monoruota. Non è un movimento che fa bene al monoruota perché cambiamo marcia avanti e indietro tutto il tempo. Quindi per provarlo tenetevi a qualcosa e cercate di fare dei movimenti rapidi avanti e indietro senza mettere troppo peso, proprio il giusto. Ovviamente con una ruota piccola, leggera e più reattiva è molto più semplice. Poi se vi capita di spostarvi un po' lateralmente, ve lo faccio vedere da questa angolazione, vedi, ogni tanto magari se sto cadendo verso di là mi sposto verso di là mentre faccio il pendolo. Un'evoluzione di questo trick è fare la stessa cosa ma su un piede. Tendenzialmente è solo questo, un po' di pratica, provatelo tenendovi a qualcosa e poi piano piano togliete peso fino a quando non vedrete che riuscirete a farlo magicamente senza tenervi a nulla. Va bene. Spero che vi sia stato utile il video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e tutte quelle cose che si fanno in genere su YouTube e ci vediamo prestissimo, ciao!